Come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo video. Rieccoci qua finalmente per il video sul postparto, che era un video che volevo fare da tanto, 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 tantissimo tempo, ma non riuscivo mai a trovare un momento per mettermi qua tranquilla, seduta e chiacchierare con voi. Ma oggi finalmente ci sono riuscita perché Edo è di là in sala. Infatti, se sentite dei rumori è perché Edo sta giocando di là in sala con la sua nonna, con mia mamma. E quindi ne ho approfittato per mettermi qua tranquilla, chiacchierare un po' con voi, raccontarvi del mio postparto. E ci tenevo a farlo anche perché, come dico, come ho fatto per il parto, comunque un ricordo che rimarrà per sempre. E quindi iniziamo a parlare del postparto. Allora, se io dico la parola postparto, la prima cosa che mi viene in mente, a parte che il postparto per me è iniziato veramente subito dopo il parto, perché c'erano un sacco di cose che io non mi aspettavo, un sacco di cose che non sapevo, nonostante avessi fatto il corso preparto. Ci sono un sacco di cose che io non sapevo, che sono arrivate così all'improvviso senza che io me le aspettassi. Edo per me è il mio primo figlio, adesso tra poco farà già 2 anni e mamma mia, è volato, è volato, è volato, è volato. Ma il postparto è una di quelle cose come il parto che è incredibile. Sono quelle sensazioni, quelle emozioni che è come se fosse successo veramente ieri e sono impossibili da dimenticare, cavolo. Allora, diciamo che per me il postparto potrei dividerlo in due parti nette, nel senso che ci sono delle parti bellissime, belle, stupende, cioè una sensazione mai provata prima, ma dall'altra parte delle sensazioni terribili, psicologiche e fisiche soprattutto, che non mi aspettavo, sono sincera, non mi aspettavo. Direi di iniziare appunto a parlarvi delle cose tra virgolette brutte, perché sono quelle un po' più difficili, un po' più lunghe da raccontare. Allora, prima di tutto, se sentite dei rumori strani perché i vicini di sopra, oggi che tutte le stelle si sono riunite per riuscirmi a fare questo video, i vicini di sopra invece hanno deciso di ristrutturare, quindi c'è un casino della Madonna. Però vabbè. Comunque vi stavo dicendo che nella parte tra virgolette brutta, quella un po' più difficile, potrei dividerla ancora in due parti, ovvero la parte fisica e la parte psichica. Nella parte fisica ero tra virgolette preparata, perché al corso preparto mi avevano preparato abbastanza su questo, nel senso che mi avevano preparato ai possibili punti che avrei avuto sotto, che infatti purtroppo ho avuto 12 punti. Non perché mi abbiano dovuto fare il taglietto, ma perché Edo per uscire faceva su e giù, su e giù, su e giù e mi ha lacerato. Quindi mi hanno dovuto dare 12 punti, che sono stati, credo, per il postparto, nella parte fisica, i più fastidiosi. Perché erano, vabbè, a parte dolorosi, ogni volta che andavo a fare la pipì solo per esempio davano fastidio, era una cosa che dovevo curare, dovevo usare delle goccine, usavo delle goccine per aiutare a curare la ferita, insomma. E quella diciamo che è stata la cosa un po' più fastidiosa, ecco, diciamo così. Però fortunatamente non è a tutte le donne che succede e vi dico la verità, nel caso in cui io dovessi avere un altro figlio, spero di dare un fratellino o una sorellina a Edo, è la cosa che, a parte la questione del sonno, è la cosa che mi spaventa di più perché è davvero fastidiosa, come per me è stata. Non voglio spaventare nessuno, perché è una cosa che comunque passa abbastanza in fretta. Io nel giro, adesso non di una settimana, sarei un po' esagerata, ma forse 10 giorni vanno poi a posto. Non è così drammatica come cosa, ecco, diciamo così. Però, appunto, non vorrei sembrare ripetitiva, ma è fastidiosa come cosa. Un altro aspetto fisico. Non difficile, però che mi ha causato un po' di problemi è stato i primi giorni soprattutto, è durato i primi 2 giorni, diciamo così. Mi ricordo che avevo un male nella parte bassa, dalle anche all'utero, che ogni volta che scendevo dal letto, per esempio, è come se cedessi, avevo paura quasi di cadere.
Tanto che sono andata dalla mia ginecologa e mi ha detto di controllare questa cosa qua nel caso in cui fosse andata avanti un po' di altri giorni, mi avrebbe poi controllato, visitato, eccetera. Nel giro di 2 giorni questa cosa si è sistemata e non ho più avuto questo fastidio. È andato tutto a posto. E questi sono i 2 fattori principali fastidiosi, diciamo così. Per quanto riguarda la parte psichica, questa è una parte molto 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 delicata, nel senso che è questo proprio quello che io non mi aspettavo, nel senso che avevo dato la cosa molto, avevo presa molto leggera come cosa, cioè vabbè, vado a partorire, arrivo a casa con mio bimbo, sarò mamma, che bello. Non mi aspettavo, cioè sapevo che la mia vita sarebbe cambiata, ma non così tanto. Forse perché ero abituata con i miei nipotini, credevo di avere parecchia esperienza con i bimbi, invece con il mio bimbo è stata una cosa completamente diversa. Nel senso che sono arrivata a casa ed ero io col mio bimbo, avevo una responsabilità, cioè tutta la sua vita era concentrata, cioè ero io che dovevo guardare il mio bimbo, ero io che avevo la completa responsabilità su di lui, e a parte che io ogni volta che lo guardavo non mi sembrava vero che io fossi mamma, io lo guardavo e dicevo, ma veramente mio? Forse perché era una cosa che sono sempre vista mamma di un bimbo, era il mio desiderio più grande, sin da quando sono piccola. E vedermi lì con quel bimbo, ho detto, dicevo, wow, il mio sogno si è avverato, il mio sogno si è realizzato e non mi sembrava vero, sembrava un sogno per me, ma allo stesso tempo sentivo addosso a me una responsabilità enorme, ma la cosa che più mi ha colpito, che più mi ha stravolto la vita così, è stato il fatto del non dormire. Cioè io questo non me lo sarei mai aspettato, cioè sentivo le mamme che dicevano, ah, non dormirai mai più, ma io dicevo, vabbè, il bambino si sveglia di notte, ok, gli do la tetta, si riaddormenta e vabbè, torna a dormire, che vuoi che sia. E invece no. Allora, calma, per molte mamme, per molti bimbi la questione è diversa, nel senso che veramente per alcune mamme succede così. Ma vabbè, non guardate le mie unghie perché sono pessime. Lunedì andrò a farle, per fortuna. Però per me non è stato così, perché adesso stavo guardando qua nel mio diario dei ricordi, quaderno dei ricordi in realtà. Stavo guardando che io mi segnavo ogni poppata che Edo faceva e veramente c'era una poppata ogni 2 ore. Poi noi abbiamo avuto un po' di problemi con l'allattamento, quindi dovevo dargli l'aggiunta. Edo si svegliava molto di più anche per quello, credo. Ma in queste 2 ore, Edo magari ci metteva 20 minuti a ciucciare e 20 minuti a riaddormentarsi. Quindi in realtà di sonno magari mi facevo un'oretta, sì e no. Quindi questo credo che mi abbia veramente mandato un po' fuori, nel senso che il sonno veramente può fare brutti scherzi. Io ero veramente in un altro mondo. Poi io, finché hai il pancione, continui la tua vita comunque normale, fai sempre le tue cose. Io ad esempio la nostra routine di vita era lavorare, fare le nostre cose. Poi ad esempio, vi dico una cavolata, il mercoledì sera avevamo degli amici che venivano tutti i mercoledì sera qua a cena, ci facevamo la nostra cenetta in compagnia. Quando è nato Edo, no, mi dicevo, quindi mercoledì ci vediamo? No, guarda, abbi pazienza, ma io vorrei dormire. E qui veramente gli dicevo così, guarda, abbi pazienza, magari a quell'ora Edo dorme, ne approfitto per andare a dormire. E quindi anche la mia vita sociale è andata laggiù. Cioè, allora, diciamo che adesso io ci rido, ok, su questa cosa qua, ve la sto raccontando molto tranquillamente. Ma è stato un periodo molto 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 difficile. Se da una parte io mi vedevo realizzata al 100% col mio bimbo, felicissima, perché non prendete questa cosa male, però veramente io mi vedevo super super felice, era il mio sogno realizzato il mio bimbo, ogni volta che lo guardavo io non potevo desiderare di meglio dalla vita. Ma dall'altra parte la mia vita era completamente cambiata.
È stata molto 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 dura, prima di tutto perché il sonno appunto mi stava un po' facendo uscire di testa. Due, gli ormoni, non ci dimentichiamo gli ormoni che ci ostacolano tanto 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 tanto. Non dico di essere entrata in depressione, ma forse ci sono andata molto vicina, perché io mi ricordo che mi svegliavo in piena notte perché dovevo dare la tetta a Edo. E mi vedevo da sola perché il mio compagno doveva svegliarsi alle 6 del mattino per andare a lavorare e io ero sola. La mia mamma anche lei era tornata a lavorare perché gli ultimi mesi di gravidanza, gli ultimi periodi di gravidanza, mia mamma è stata molto vicino a me, infatti di questo ne sarò per sempre grata. Ma comunque, in qualunque caso, c'ero io e il mio bimbo, cioè dovevo essere io lì col mio bimbo, dovevo dargliela io la tetta, dovevo fare tutto io. C'erano dei momenti veramente, veramente di grossa tensione. Poi molte delle amicizie, purtroppo, con questa nuova vita sono sparite, sono andate, forse non si sono adeguate al mio nuovo stile di vita. Molte amicizie sono andate pian piano a sgretolarsi. Io che nell'amicizia credo al 100 per 100, al massimo della potenza, anche quello è stato un colpo che non mi sarei mai, 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 mai aspettata. Ma tornando al discorso della mia mamma, forse le prime settimane un po' meno, perché proprio le prime settimane il bimbo è tanto, tanto dipendente da te, mamma, quindi le prime settimane no. Ma nei mesi successivi è stata veramente d'aiuto e questo è un consiglio che do a tutte, tutte, tutte le mamme che si trovano nella mia stessa situazione, di chiedere aiuto, assolutamente. Allora, diciamo così che io non ero sola, ok? Perché appunto vi dicevo, la mia mamma nei mesi successivi è stata fondamentale nelle notti di delirio, nel senso che c'erano delle notti che veramente io ero da praticamente 2 giorni in after e dicevo no mamma aiutami, lei gli davo il biberon di latte artificiale e quando si svegliava glielo dava lei. Per me era come, se volete vi lascio il link poi comunque sia del racconto del parto che quello dell'allattamento dove vi spiego altri dettagli, altre cosucce, però per me dare l'artificiale a Edo era una sconfitta, cioè io proprio dargli 20 ml di latte artificiale per me a Edo era come se io stessi sbagliando qualcosa. Però c'erano delle notti che io dovevo farlo perché almeno 2 ore di fila dovevo dormire, sennò veramente uscivo fuori di testa. E quindi grazie mamma, quando guarderai questo video, anche se di là forse mi sta sentendo, grazie, 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 ma lei lo sa. Perché è stata fondamentale, veramente. Tornando al discorso della depressione, diciamo che io non ho avuto la depressione perché da quello io non me ne intendo, ma da quello che so, diciamo che è tra virgolette molto più pesante. E vi dico anche che in quei momenti lì, nei momenti in cui io avevo bisogno, il consiglio che vi stavo dando è quello di comunque chiedere aiuto alle persone vicine. Ma ve lo dico veramente da amica. Perché io ci sono passata e mi vergognavo a chiedere aiuto, ma anche fosse a un'amica, al mio compagno, mi vergognavo a esprimere i miei sentimenti, ecco, perché era un mix di sentimenti incredibile che non capivo cosa mi stava succedendo. Prima di tutto mi vedevo in un corpo non mio, perché sono ingrassata veramente tantissimo durante la gravidanza. Avevo e ho la pancia piena, 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 piena di smagliature, perché mi sono veramente scoppiate tantissimissimo le smagliature. Io mi vedevo in questo corpo non mio, il mio corpo era donato al 100% al mio bimbo, perché tutto quello che dovevo fare col mio corpo era comunque legato al mio bimbo. Quindi io dovevo andare, non so, dovevo uscire a fare una commissione, dovevo vestirmi in modo tale da riuscire a dare il latte facilmente al mio bimbo. Già non era facile, quindi dovevo mettermi vestita bene per riuscire a dare il latte facilmente al mio bimbo. Sapevo che non dovevo tardare troppo perché poi a un certo orario il mio bimbo dovevo allattarlo. Sapevo che non dovevo far troppo tardi perché sennò il mio seno scoppiava e magari rischiavo di avere un ingorgo. Tutto, tutto, tutto quello che facevo era comunque a servizio
diciamo così, a servizio del mio bimbo e quella cosa lì ovviamente io non ero abituata, cioè non vorrei che fraintendesse, nel senso non è che è una cosa che mi pesava, però è una cosa che mi ha preso così, come dire, all'improvviso. Non me la sarei aspettata, me l'aspettavo più, ecco, più facile, diciamo così. Però assolutamente tutto ne vale la pena, per il nostro bimbo. Questi sacrifici sono, quando poi vedi che gli dai da mangiare, lui cresce, che cresce bene, in salute, cioè tutto passa poi in secondo piano. Un aiuto che io ho trovato, che quando ci penso, mamma mia, mi emoziono tantissimo perché comunque era davvero un mix di emozioni. Non sapevo con chi parlare, non sapevo cosa, con chi sfogarmi, perché comunque gli ormoni fanno il loro effetto. Ti senti catapultata in un mondo nuovo, con un bimbo che ha bisogno di te. Io e Adi abbiamo passato una sorta di crisi subito i primi mesi, che è durata parecchio questa crisi nostra di coppia, e quindi quello non ha assolutamente aiutato questo mio, diciamo così, periodo strano, diciamo così, di postparto. Io trovavo un grande, 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 grandissimo aiuto quando andavo al consultorio, che c'era un'infermiera pediatrica che ogni settimana mi guardava Edo. E io ero contenta di andare lì perché nonostante, infatti lei è veramente, io le ho scritto un bigliettino quando ho smesso di andare lì, perché poi dopo il primo anno loro non possono più visitare il bimbo. Le ho scritto un bigliettino dicendogli che lei è stata il mio angelo salvatore, perché nonostante il suo compito fosse quello di guardare Edo, io con la scusa le facevo qualche domandina anche su di me, lei mi tranquillizzava, mi diceva: guarda, stai tranquilla. So che ci sono anche dei centri che ti aiutano, che ti ascolto, ma io mi vergognavo, io non avevo, mi vergognavo a chiedere aiuto, diciamo così. E ogni volta che andavo da lei era un aiuto anche per me, perché era un posto dove mi sentivo capita, dove mi sentivo coccolata. Io mi sentivo che non ero sola col mio bimbo, sapevo che c'era qualcuno lì per aiutarmi, anche se a volte mi sentivo inadeguata, mi sentivo non capace. Lì veramente lei mi faceva sentire una super mamma, come per dire: non sei sola, non stai facendo un cattivo lavoro, stai dando il meglio di te, e comunque quello il tuo bimbo lo sente, il tuo bimbo lo sa. E ogni volta che uscivo da lì mi sentivo un po' più tranquilla, diciamo così, un po' più in pace. Diciamo che il post parto per me, la parte ovviamente più bella era avere il mio bimbo tra le braccia. Ogni volta che lo guardavo, a parte che ero di un ansioso assurdo, avevo una paura folle della SIDS, della morte in culla, che proprio non mi faceva dormire la notte. Oltre a tutti i problemi, io avevo la SIDS in mente, che avevo sempre paura a lasciare il bimbo da solo nel culla, avevo paura che non respirasse, avevo paura che non stesse bene. Quindi era proprio una cosa mia, e vabbè. Però avevo lì tutto quello che ho sempre desiderato. Ero mamma, avevo il mio bimbo che ogni volta che mi guardava, ogni volta che apriva i suoi occhioni, io veramente mi scoppiava il cuore in una maniera incredibile, un'emozione che io veramente non avevo mai provato prima. A me la maternità mi ha cambiato tantissimo, do molto più valore alla vita, do molto più valore alle cose piccolissime. E con l'amore che ho scoperto per mio figlio, ho veramente capito l'amore che prova mia mamma per me, che ha provato il mio papà per me, l'amore che ha provato la mia nonna per me, lei che mi ha praticamente cresciuta. Un amore indescrivibile, che tutto ne vale la pena. Ogni malumore, ogni insicurezza, ogni dolore anche solo fisico, emozionale, quei momenti di super sconforto,
se sei una mamma che sta guardando questo video, ti assicuro che tutto, tutto, tutto passa. A volte questi ormoni veramente ci fanno credere che non ce la possiamo fare, che un momento sono mesi che sembrano infiniti, che non passano più, un anno sembra durare 20 anni, però davvero. Fidati che tutto, tutto, tutto poi ne vale la pena, tutto passa e poi alla fine basta guardare i nostri bimbi per dire ce la faccio per lui, perché loro ho capito che il mio bimbo mi ha dato una forza che io non credevo di avere e rifarei, ripasserei tutto quello che ho passato solo per arrivare a lui. Quindi a tutte voi mammine e non mammine, vi abbraccio forte forte forte. Se avete qualche domanda, se avete anche solo voglia di chiacchierare, se avete qualche dubbio, qualsiasi cosa, voi scrivetemi perché so quanto sia importante. Io avevo un gruppo di mamme, di neomamme su WhatsApp che ci siamo date una forza incredibile. Se non avete la fortuna di avere neomamme, amiche, che vi possano aiutare, comunque cercate comunque aiuto. So che non è facile, ma io se tornassi indietro, l'unica cosa di cui mi pento è di non aver chiesto aiuto quando avevo bisogno, quando mi sentivo triste, quando mi sentivo abbattuta, quando vedevo tutto storto. L'unica cosa di cui mi pento è di non aver chiesto aiuto. Magari avrebbe fatto un po' di differenza, ecco. E appunto, se avete qualche domanda, se avete anche solo voglia di sfogarvi, di parlare, scrivetemi. Io magari vi lascio nell'info box il video sul parto che ho fatto, sull'allattamento, che do altre piccole informazioni, vi racconto anche un po' sulla mia esperienza. Ma vi lascio anche la mia mail, così magari se avete voglia di scrivermi, fatelo, perché mi farebbe tanto 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 piacere. Va bene? Concludo questo video perché ho parlato davvero un sacco, non so quanto durerà questo video, sarà lunghissimo, forse ancora di più di quello del parto. Spero di non avervi annoiato troppo. Sento Edo che sta già gridando, secondo me ha anche un po' fame da merenda. Io vi mando un grandissimo, grandissimo bacione. Vi ricordo che se vi fa piacere mi potete seguire anche su Instagram, io sono AnnaGloria91. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un mi piace. Vi invito inoltre a iscrivervi nel canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi gli altri video che caricherò. Io vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao!